Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È un po' che non ci si vede, una settimana di ferie, così. Io torno super carica con un nuovo video e torniamo alla rubrica che avevamo già iniziato poco tempo fa sul make-up nei vari secoli. E il make-up che andremo a ricreare oggi è rullo di tamburi. Anni 70, ci catapultiamo nei 70s, anni di grandi cambiamenti a livello di make-up, a livello di moda, vengono introdotti colori super vivaci e oggi con questo bel sole io sono nel mood per colori vivaci, un po' così energici, un mood che era preponderante appunto in questi anni, negli anni 70. Non vedo l'ora di iniziare questo make-up, sono super contenta. Vediamo cosa faremo saltare fuori. Mi sono un po' studiata com'era il make-up in quei tempi e non vedo l'ora di farvelo vedere anche a voi. Detto questo, spero che il video possa piacervi. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like e un commento. E niente, ragazzi, detto questo, io vi lascio al make-up. 3, 2, 1. Eccoci qua nella solita postazione make-up, ragazzi. Come sempre, già lo sapete. Pronti per questo make-up? Io ho fatto la mia skincare. Mi sono leggermente coperta questi due brufoli vulcani che mi sono saltati fuori. E direi di partire. Partiamo con un bel primer, che quello non fa mai male. E direi di andare con questo di e.l.f., che magari attenuerà i miei rossori. Primer messo, partiamo con il fondotinta. Negli anni 70 sono stati introdotti i primi prodotti più ecologici che facevano meno male alla pelle e diciamo che tendenzialmente la shade del nostro fondotinta era molto naturale che rispecchiasse l'incarnato della pelle e poi tutto il resto verrà fatto dal bronzer, dal blush. Quindi io pensavo di utilizzare questa BB cream di Kiko della linea Green Me, che è super super naturale, dà un effetto proprio seconda pelle, sembra di non avere praticamente nulla e quindi insomma come mood mi sembrava perfetto. Comunque ragazzi, questa rubrica che sto portando sul canale dei trucchi delle varie epoche mi piace tantissimo, soprattutto perché vado proprio a scoprire cose del make-up che non facendola, appunto questa rubrica, non avrei mai scoperto, appunto come questa cosa che negli anni 70 vengono introdotti prodotti ecologici. Che meraviglia, insomma, erano già super avanti e quindi scoprire anche queste curiosità, insomma, mi fa molto piacere. Essendo appassionata di make-up, è bello scoprire anche il retroscena di questo mondo. Come vedete, la base è super naturale, le imperfezioni ci sono ancora, ma tranquilli, le andremo a coprire con il correttore. Io direi che correttore andiamo sul sicuro con questo di Astra, vado a stenderlo sulle imperfezioni e sulle occhiaie. Nelle mie ricerche non ho trovato granché a proposito del correttore, ma immagino che lo usassero anche negli anni 70, ragazzi, per coprire queste belle borse viola. Voi fatemi sapere quale periodo del make-up vi intriga di più. Io devo dire che gli anni 70, gli anni 60, anche gli anni 80 sono anni che in generale mi intrigano molto, sia per quanto riguarda il make-up, ma anche per quanto riguarda la moda. Insomma, fatemi sapere nei commenti quale decennio, quale decade vi intriga. Molto bene, qua abbiamo corretto il correggibile. Direi che possiamo passare direttamente alla cipria perché poi andremo a fare un bronzing blush in polvere. Opacizzo leggermente perché comunque, come già vi dicevo prima, l'effetto di quegli anni della base era molto naturale, quindi non voglio fare proprio quell'effetto super matte, super finto, tra virgolette, quindi proprio ci vado super leggera. La base mi sembra molto naturale e molto fedele al mio incarnato, quindi sono contenta. Le sopracciglia in quegli anni erano molto folte e molto naturali. Madre Natura non mi ha donato sopracciglia folte e naturali, ma oggi proveremo in qualche modo
a renderle un po' più folte. Proprio per me nell'immaginario anni 70 ci sono queste sopracciglia, un po' come in realtà vanno anche adesso, comunque un annetto due fa. Vado a usare il Lift and Snatch di NYX per ricreare i peletti che a me mancano e vediamo se riusciamo a rendere la situazione un po' più folta. Qua è uscito troppo prodotto, ma oggi non mi preoccupo perché insomma, se dobbiamo rendere la situazione un po' folta e selvaggia, perché dai, gli anni 70 mi danno un po' l'idea di folto e selvaggio. Voi cosa dite? Direi che ci siamo. Vado a settare le mie sopracciglia così con un brow gel. In questo caso uso quello di Elf, che comunque le tiene abbastanza al loro posto, dove vengono messe, diciamo. Allora, questo è l'effetto finale delle nostre sopracciglia. Le abbiamo rese abbastanza messi e folte, quindi sono molto soddisfatta. E adesso direi che proseguiamo con la base. Vado a prendere il bronzer, in questo caso utilizzeremo quello di Mesauda in polvere, e vado a scaldare il viso. In questi anni, negli anni 70, una cosa che andava molto di moda era appunto la pelle abbronzata, la pelle baciata dal sole, e quindi si tendeva a dare appunto l'effetto baciato dal sole con il bronzer. Non parliamo di contouring che accentua lo zigomo più di tanto, ma semplicemente qualcosa che rendesse la pelle più abbronzata e più sana, tra virgolette, piuttosto che gli anni precedenti, in cui appunto andava magari di moda una pelle più bianca, più avorio. Direi che l'effetto abbronzato l'abbiamo dato, mi sento già molto più calda. E adesso passiamo al blush. Il blush negli anni 70 ha un po' fatto un viaggio, un po' un'evoluzione, perché si parte dall'inizio degli anni 70 in cui veniva usato poco, molto leggero, andando avanti invece si è iniziato proprio a dare colore al viso, arrivando addirittura fino alle tempie. Io userò questo metodo qua perché lo sento più mio e sapete quanto io ami il blush, quindi non ne posso fare a meno. I colori che si usavano in quei tempi erano blush rosati, come quello che sto usando io di Mesauda, ma anche pescati, e andiamo da tutta la guancia fino alle tempie. Per quanto riguarda il fattore illuminante non ho trovato nulla, perciò direi che oggi non andremo ad utilizzare illuminante. Abbiamo già un fondotinta naturale, una bella abbronzatura, secondo me può bastare così. E passiamo agli occhi, alla parte fondamentale di questo look. Negli anni 70 si iniziano ad utilizzare dei colori molto vivaci, appunto, ma comunque si rimane anche sul neutro a volte. Io in questo caso ovviamente andrò ad utilizzare colori vivaci. I colori che si usavano prettamente erano il rosa, il mirtillo, il lampone, comunque colori molto forti, molto vivaci. Perciò io andrò a prendere un bel colore da questa palette di Revolution Maxi Reloaded. Direi che, ragazzi, non c'è nulla da fare, questo color lampone mi ha veramente colpita e quindi andremo ad utilizzare quello, perché no? Non farò particolari sfumature o cut crease o trucchi che arrivano fino alla tempia, perché all'epoca si utilizzava appunto semplicemente un colore sfumato nella palpebra e quindi oggi faremo proprio così. Inizio con poco colore e lo vado a stendere e poi lo renderemo anche più vivace. Non vi preoccupate, qua sfumiamo, non vado a fare la classica sfumatura verso l'esterno, mi terrò molto molto neutra. E comunque non vi preoccupate se questo make-up occhi vi sembra un po' noioso senza sfumature e cose particolari, perché andremo a dare un tocco di classe con un bel eyeliner dopo. Ed eccoci qua con il nostro trucco occhi color lampone. Vi devo dire che mi piace tantissimo. Altra cosa del make-up occhi che veniva utilizzata tantissimo era lo shimmer. Si tendeva ad utilizzare tantissimi colori shimmer, quindi rimanendo sul tema del lampone, vado a prendere un colore shimmer, in questo caso questo della palette di Mesauda Beatbox, e vado a stenderlo
leggermente sulla palpebra per dare questo effetto shimmer che all'epoca andava tanto. E sapete che io quando sento la parola shimmer non ne posso fare a meno. E almeno diamo un po' di luminosità a questo make-up, visto che non ce n'è stata un granché fino ad ora. E direi di passare al pezzo forte, secondo me, di questo make-up, che è l'eyeliner. L'eyeliner in quei tempi era tutto, diciamo. Andava dai colori più disparati, verde, blu, fucsia. Ovviamente si mantenevano anche i colori classici, quindi il nero e il marrone. Ma appunto, essendo un periodo di sperimentazione sia nel make-up che nella moda, ovviamente non potevano mancare i colori vivaci anche nell'eyeliner. Perciò io in questo caso andrò ad utilizzare questo eyeliner di Kiko nella colorazione, avete già visto, blu elettrico, e vado a fare una lineetta non troppo grande di eyeliner, ma che comunque si veda. Uno degli eyeliner più difficili da stendere, ma ce la possiamo fare. E almeno si vedono, a differenza di altri eyeliner colorati che ho provato sul canale, come ben sapete. E l'effetto non mi dispiace per nulla. Sì, sì, insieme al rosa secondo me non è niente male e sta molto bene. Molto molto bello. Eccoci qua con il trucco occhi terminato. La palpebra inferiore mi sa che la lascerò così, perché abbiamo già dato un bel po' di colore alla palpebra superiore, direi. Come mascara andrei sul classico nero, anche se all'epoca anche nei mascara si sperimentava con i colori. Come per gli eyeliner, sia blu che verde, insomma tutti i colori più disparati si avevano anche nel mascara. Oggi noi andremo a usarlo semplicemente nero, perché direi che di colori abbiamo già dato. Sto usando il mio amato mascara di Essence, Lash Princess, che non ci delude mai. Ed eccoci qua con il make-up occhi terminato. Mi piace tantissimo, super colorato, proprio mi mette in un mood molto, non lo so, energico, felice. Mi piace molto, mi dà queste vibes, no? Un po' anni 70, che non mi dispiacciono. E adesso l'ultima parte del make-up, le labbra. Negli anni 70 tornano di moda un sacco le labbra rosse. In questo caso direi che con questo make-up non ci stanno un granché bene, ma nessun problema, perché andava di moda tantissimo anche avere le labbra di un color rosa, pescato e anche arancioni proprio. Tendenzialmente si contornava le labbra con una matita più scura e adesso vediamo come le andremo a fare. Vado a usare un rosato nude, così per essere un po' più sobria. Una matita di Douglas Ultimate Longwear Lip Liner e vado a contornare le labbra e anche a riempirle con la stessa matita. Ecco qua le labbra, secondo me è un ottimo compromesso tra rosato, pescato e soprattutto non è un colore esagerato, perché davvero con gli occhi ci abbiamo dato dentro. Come ultima cosa, non poteva mancare anche un lip gloss, soprattutto nelle più giovani. Quindi io andrò ad utilizzare un lip gloss di NYX, semplice e trasparente. Ed ecco qua il trucco anni 70 terminato. Adoro questo eyeliner blu, adoro questo shimmer che abbiamo messo sugli occhi. Mi piace tantissimo come make-up e mi sono divertita un sacco a farlo. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Intanto vi faccio vedere un close-up del make-up. Ebbene ragazzi, abbiamo terminato. Io vi aspetto nel prossimo video, come sempre. Spero che questo vi sia piaciuto. Io vi mando mille baci come sempre e ciao!